Oh, bella raga, come state? Oh, sono al ma perché sono sempre al contrario? Raga, io direi che possiamo andare su Minchiacraft. Ciccio, ciao Ciccio! Vieni qua Ciccio, fatti abbracciare Ciccio. Abbraccio. Vieni qua Ciccio, vieni. Ciao Ciccio. Perfetto. Qua abbiamo i dischi. Abbiamo questa. Bella fritta. Se no, abbiamo la seconda. Penso che il repertorio ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Jumpy Deck. Let's go. Spostiamo le statue di muso. Ne mettiamo una sotto sopra. Secondo me non se ne accorgerà. C'è spermesso. Signor Tirnes. Non c'è, mi sa. Quindi non me la sento di entrare in casa degli altri, tutti i piani, eccetera. Che poi pensano che vado a rubare. Tearless Raptor. Volevo farle sentire un discos. Oh! Eccolo! Signor Emerald! Frate, sono davanti a lei. A casa. La stavo vedendo, la stavo aspettando. Ah, ok. Mi può dare un secondo? Devo andare a, certo, a fare affari. Aspetto qua sotto, nessun problema. Ragazzi, andate a rasarsi la capa. Lo fanno sempre, tanto sono tutti falsi pelati. Gatto! No, raga, allora io non so come cacchio faccio. Cioè, io non ho neanche più lo spazio per la tastiera. Come minchia faccio? Sta proprio sotto lo schermo. Cioè, io come devo fare? E si muove, cioè... Fa così con le zampe. Boh, io vabbè, mi continuo a gridare, ragazzi. Io gli do un attimo fastidio con la voce da femmina. Ah, che bello ballare qui, tanto è bello. Signor Dark Angel, balliamo. Salve, cosa fa qui con noi? Cosa sta ballando di bello? Il ballo del godo. Il ballo del godo, cosa c'ha da godicchiare lei? Sto aspettando lei. Ma sbaglio, lei sta godicchiando su suolo pubblico. Ma io non ho ancora concluso i miei affari, arrivo. Dietro al monitor si vede una cosa pelosa. Foto da sopra. Si è appena svegliato. Guardate che faccia che ha. Se vedete che mi crolla tutto, colpa sua. No, ragazzi, a sedia hanno staccato la spina. Emerald, che ci fai qua? Ciao, no, ti ho visto qui che eri bloccato con il simboletto della spina staccato. E eccoci qua. Perché mi vorrei tanto staccare la spina, sinceramente. Voi sapete dei metodi efficaci, per caso? Ha scorreggiato. Che schifo, che guarda, puzza. Guarda, c'è ancora la nuvoletta qui. C'è la nuvoletta, guarda, di puzza. Scusa, che Poldo, ma cos'è successo, Goldo? Di cosa... Che cos'è? Dammelo subito. Cosa, che c'è? Ma è tipo un tostapane, che cos'è? Ma niente, c'ha il vestitino. Segna, allora, tu hai sentito l'audio del padre di Poldo verso la madre? Lucia! Quante soldi mi ha fottuto! Buttana! Che cosa? E continua così per 2 ore. Minchia, che lore. Arriva un test, occhio! Attenti, oh, aria. Ma perché arriva le bombe? Ma perché la, ragazzi, casa? Ragazzi, no, ma casa distrutta! L'intera casa! Il ballo. Ma che il ballo? Ballo del no, capo. È il momento di aggiornarci. Andiamo in locanda. Ela! Ciao bellissimi. Ah, signore Emerald, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Poldo, tu hai visto la locanda Disco Pub? No, non ho visto nulla. Allora, questa è la nostra bellissima insegna. Ancora manca il testo sotto. Oddio, ma io pensavo fosse un mulino, non avevo visto. Questa... Ciccio, fa una foto, Ciccio, una screen. No, sta lavorando perché andremo a fornire noi Ciccio Burger qui, ok? Ah, ma li produce lui, non pensavo. Certo. Sì, fa lui a mano. Certo, qui abbiamo i bagni. Cioè, uomo e signora grassa. Andrò in uomo. C'è qualcuno che piscia, bro, era occupato? È la sala privé, ma questa. È metano, che sta facendo? Purtroppo ha fallito con Twitch e i social, quindi si è dato allo strip club. E niente, questa qui diciamo è la nostra locanda. Io e Gold, certo, siamo i signori pellai di zona. Cosa facciamo? Produciamo pelle bio. Proprio perché produciamo pelle bio siamo esperti di mucche. Allora, ho notato che la vostra locanda comunque deve essere un punto sicuro e altro. E quale mucche per un discorso igienico-sanitario io eviterei di tenerle. Guarda, se vuole le possiamo tenere noi per un po' e se magari per il primo mese che le teniamo con noi le diamo un po' di pelle cioè in cambio per il fatto che le stiamo tenendo noi. Va bene, nessun problema. Arrivederci, signori. Non so. Altrimenti c'è sempre l'alternativa di piccargli la lightning rod nel culo e fargli un cadinta albero di Natale. No, ma va bene. C'ho anche le corde, leghiamo, le buttiamo a mare con un peso. Secondo me, fin quando non ci fanno dei torti, va benissimo così. Però dai, non c'è bisogno di essere così aggressivi. Signor Tearless Raptor, signor Tearless, come stiamo? Chi è che dovete buttare a mare? Se a breve le persone che devono fornirci la roba per la locanda non ce la danno entro venerdì, le ammazziamo. Beh, io le ho portate.
fatto la mia prima dose, giusto? Sì, sì. La tua alcolici stiamo ancora aspettando da 2 settimane. Io, come pensavo, posso incidere dei dischi, ok? Certo, sì, mi ricordo. E casomai se lo volevi acquistare a prezzo scontato. Ma guardi, che dice? Non è male. Le piace? Non so che di familiare. A quanto lo vende? Per lei, proprio 2 diamanti. Guardi, ci penso, le faccio sapere più tardi, dopo le lezioni a questo punto. Calcoli che sono dischi, diciamo, tiratura limitata, quindi è uno solo, ecco. Grazie mille, arrivederci. Come si ha tempo? Oh. Bro! Chi cazzo è? Bro! Oh. Ah, c'è un party privato qua sotto, venghi! Stiamo lavorando qua. Modo ambiguo per lavorare questo. Stiamo testando un po' di remix. Torna in caserma, ma... sergente. Mi va bene, troppi FPS. Maresciallo, aspetti, mi puoi lasciare un attimo qui il sergente, un secondo? Che devo sergente, chiedergli due cose. Qui. Vada. A dopo. Prospetto. È venuto del pelato a parlare, vero? Non ancora. Ho capito, va bene. Mi faccia sapere quando succederà. Arrivederci. Sì. Anzi, quasi così a parlare adesso, così appena destabilizza il presidente, non succede niente, perché ormai è una cosa vecchia e non esiste che... Hai ragione. Entriamo nella nuova arc, l'arc della geopolitica. No, ragazzi, non penso che sia la skin di Xuder questa. Sarebbe un grosso problema. DJ Smeraldo Fit Xuder 1-Wenai Work the lights go off mixtape. Ce l'abbiamo. Ma io dovrei preparare un discorso, cioè dovrei dire qualcosa. Ma secondo me tu prepari un discorso dove... Signor Tirless, salve. Secondo me invece voi siete dei menzogneri bastardi. Oh, di bro. Questo ne parleremo più tardi. Bro, ma perché questa aggressione? Tirless, o meglio conosciuto come Tirless Andrea Raptor. Lei mi ha minacciato in suolo pubblico. Come si è permesso? Che ho fatto stavolta? Se volete seguirmi all'interno, certo, di una palla, la seguiamo. Del pivotto, decidete, certo, voi. Okay. Prego, venga nella palla sinistra. Comunque, perché ha invito contro di me? Che ho fatto stavolta? Signor Emerald, lei mi deve spiegazioni. Mi dica dove si trova, bro, quella mandragola. Che c'entro io? Io non c'entro vuole nulla. Vuole che le faccio tutto il ragionamento? Certo, prego, ma io non c'entro nulla, mi siedo pure. Tutto ebbe inizio qualche settimana fa, quando per la prima volta mio figlio Rolando venne rapito nella sua casetta. Allora mi vennero richiesti 2 stack di ferro, li dovevo portare a delle determinate coordinate. Sì. Effettivamente Rolando lì l'ho ritrovato. Però indovini un po' che ho trovato vicino alla cassa, che girava intorno alla cassa dove ho lasciato il riscatto. C'ero io. C'era lei. Io ho avuto una missione da parte di un Herobrine nero a dirmi di andare a quelle cose. Herobrine, ok, va bene. Facciamo finta che sia vera questa cosa. Il giorno del primo rapimento, Rolando era stato trovato vicino al castello in cima alla montagna, che si trova nei pressi della sua taverna. Okay. Cos'altro era nei No. La taverna. Avrei dovuto depositare il. La riscatto. Taverna sta lontano dal castello. Non è vero, è sotto il castello. No. Signor Emerald, lei deve capire che tendenzialmente le persone che rapiscono delle persone, degli esseri viventi, o che uccidono degli esseri viventi, tendono a tenere il proprio trofeo, tra molte virgolette, molto vicino a casa. E di questa cosa parleremo dopo. Perché ora è il momento delle elezioni. Si va a votare. Io pensavo che il content e la lore si facesse prima delle 10. Quindi devo staccare. Io voto Gianco. Addio. Bravo Leo. Truffatore pure, che vuole diventare presidente. Adesso, truffatore. Queste parole. Un po' esagerato, Io oggi avrei in realtà una persona che non è da nessuna delle parti. Né mia, né sua, e nemmeno del CEO. Sì. Dov'è sentiamo. Il signor Elvio? Lasciamo parlare Elvio. Mi si sente? Mi sentite tutti anche là in fondo? Oddio! Elvio! Ma che ansia! State calmi. Sono stato e sono ancora braccio destro del prof Franconio, ma adesso io sono qui come imparziale presentatore per queste elezioni. Abbiamo qui come candidati il conte Giancolini, abbiamo anche il CEO. Buonasera a tutti. Buonasera. Manca il terzo candidato da presentare, il quale è Nova la rana magica. Grazie. Niente sputi.
perché sta parlando prima, mai parlato Elvio? Domanda lecita. È perché a volte mi devo schermi la voce. Io per schermi la voce faccio così. Quindi, certo, ha senso, ha senso. Allora, se però cominciate così, divento non parziale e mi state tutti sul cazzo. Meno le mani. Allora, non ho fatto niente. È perché in fondo votare il Conte, perché vuole fare dei progressi tecnologici nella città, non vuole rimanere nella magia di merda. Bravissimo. Ho anche una cosa da dire contro il CEO di Twitch, che se mi mandate un'altra notifica dei cosi di fine anno vi spacco la testa. Sì, è giusto. Giusto. Ragazzi, ora c'è un grande sogno che vive in noi. Siamo la gente della libertà. Io, presidente, sono con voi. Siamo la gente che ama e che crede, che vuole trasformare il sogno in realtà. Presidente, siamo con te. Meno male che Silvio c'è. Il Silvio c'è. Grande Silvio. Innanzitutto, comunque sarebbe un periodo di prosperità per tutta Pandora, perché diciamo la magia può fare tutto rispetto a un contadino che è diventato conte dal nulla, non c'è nessuno attestato e promette truffe. Ma cos'è questa discriminazione? E promette truffe, assolutamente. Io prometto che darò zero tasse. Zero tasse a tutti i cittadini, assolutamente. Ma sì. non ci crede nessuno. Solo per i forfettari. Solo per i forfettari, sono forfettari. Non va bene allora. Detto questo, se votate il Conte voterete per un truffatore. Questa Pandora andrà a rotoli. Se votate per il sì, mi toglierebbe un voto a me, quindi sì, votate per me. Un altro voto per Gianco. Sì. Wow. Suspense. Due di vantaggio sono difficili da superare. Sembrano quasi non truccate queste elezioni, che strano. Comunque sia, mancano altri 4 fogli e sono tutti per Gianco, incredibilmente. Truccata sta cosa, truccata. Voglio fare un discorso a tutti per rendere omaggio finalmente a una Pandora dove non vincono le elezioni cose magiche, rane magiche o boicottamenti vari. Soltanto con la forza del bravissimo portare avanti questa serie di merda. Madonna mia, che bello. Parole dure, molto strane. Parole che enfatizzano tutto, però non è una serie di merda. Bravo Conte! E quindi ora il potere assoluto comanderò io e basta. Allora, a noi due. Però non può dirmi a noi due e poi farsi joinare da un'altra persona. Vabbè, lui è mio assistente, che vuoi? Io sono il soprammobile. No, ecco. Quando ho consegnato il ferro alle coordinate indicatemi, ho ricevuto delle nuove coordinate che erano quelle in cui il povero Rolando era stato abbandonato. Indovini un po' dove si trovava la chest in cui ho dovuto lasciare il ferro dove ho trovato le nuove coordinate? Vicino alla taverna. Indovini un po' dove era nascosto Rolando? Vicino al castello. Ma lei è la persona più coinvolta. È più vicina pure a casa di sede di Poldo. Come e la mettiamo? Allora per quale motivo? È più vicina pure al trullo di Gianco. Come la mettiamo? Per quale motivo era lì per il riscatto? Ma le ho detto, è arrivato un Herobrine nero dicendomi di andare a quelle coordinate a prendere il ferro e portarlo dentro una chest al castello. Come l'ho detto pure quel giorno e lei non mi voleva credere, quindi si attacchi al cazzo. Go. Mi pare si sia appena attaccato lei. Comunque non è questa l'unica cosa, non è questo l'unico indizio. Il signor Rage mi ha raccontato quello che è successo. Perché il suo nome è presente su questa foto, su quella che le ho fatto vedere prima? Io non manco l'ho visto. Che c'entra lei? C'entra il fatto che nel momento in cui è stato rapito, lei, con il suo aiutante Anastasio, era online. Non c'era nessun altro. Quando, scusami? Quando? Alle ore 8:53 del 4 dicembre 2020. E lei come ha fatto, scusami, a vedere queste cose? Io non l'ho visto. Ho chiesto in giro. Tutti mi hanno detto che non erano sul server a quell'ora. Ok. Le uniche due persone, il signor Rage. Ma non è vero, era tipo lunedì sera che abbiamo visto noi, tipo ieri, Rage. Era lunedì sera e non c'era nessun altro sul server. È l'ultima sera che sono entrato, è lunedì infatti. Appunto. Che c'era Rage, c'era Fieri, che c'erano tutti gli altri.
Non c'eri tu, e basta, signor, in realtà. Signor Emerald, inutile no. che ci attorno. Me l'ha detto il signor Rage. Che mi dispiace, ma sta dicendo fandonie. Mi sta incastrando, io non c'entro nulla. Signor Muso non era online. Che c'entra Muso? Inizia a parlare seriamente. Che c'entra Muso? Muso è raffigurato in questa foto. Qualcuno ha provato a vestirsi come lui. Io non ne so nulla, ti sto dicendo. Non hai prove che hanno a che fare con me. Ma tutta questa aggressività gratuita. Questa aggressività non mi sta piacendo. Gratuita. Anastasio! Mi avete rubato Anastasio! Esci il ferro, Anastasio! Ce l'ho anch'io il ferro. Bastardi. No! Fuffi! Calma. No. Qua adesso. Prima resti me, perché lui ci ha attaccato. Senza prove, senza niente. Ci sta accusando. Soltanto perché siamo uno in siciliano e l'altro in napoletano. E lui di Bolzano. Non c'entra niente. Mi hanno dato tutte le prove che ho raccolto. Puntano a voi. Lunedì, quando c'ero io, che è l'ultimo giorno, c'era tutto il server. Erano tipo in 16. Mi faccio vedere 8, l'ora. 50, 8, non gliela faccio vedere l'ora. Ma è predetto. Il materiale che ho. Lei se la fotte se ne va. Prima mi tirate su. C'è un timer che poi scade? Non mi ricordo. Per il resto, sì. Sì? Ma di quanto era? Tipo 2 minuti, mi pare. Due minuti. Poi esplode. Scacco matto, stronzi.